Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Valemas 10. Fatro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A. Ultimo aggiornamento. 29 marzo 2021. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Principio attivo. Indicazioni. Posologia. Tempi di sospensione. A cosa serve? Valemas 10 è un medicinale veterinario a base del principio attivo enrofloxacina, appartenente alla categoria degli antibiotici e nello specifico fluoroquinoloni. È commercializzato in Italia dall'azienda Fatro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A. Valemas 10 può essere prescritto con ricetta RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Fatro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A. Concessionario. Fatro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A. Ricetta. RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Principio attivo. Enrofloxacina. Gruppo terapeutico. Antibiotici. Forma farmaceutica. Fiala iniettabile. Confezioni. Valemas 10 100 mg/ml bovini, ovi caprini e suini soluz. Iniet. Flacone 100 ml. Valemas 10 100 mg/ml bovini, ovi caprini e suini soluz. Iniet. Flacone 250 ml. Principio attivo. Enrofloxacin 100 mg/ml. Indicazioni. Valemas 10 è un antibatterico ad ampio spettro utilizzato per la terapia di infezioni batteriche primarie o secondarie a pregresse virosi, a carico di tutti gli organi ed apparati. Bovini. Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, mannemia emolitica e micoplasma SPP. Trattamento della mastite acuta grave causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli. Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli. Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli. Trattamento dell'artrite acuta associata a micoplasmi, causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis, in bovini di età inferiore a 2 anni. Ovini. Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli. Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli. Trattamento della mastite causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli. Caprini. Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida e mannemia emolitica. Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli. Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli. Trattamento della mastite causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli. Suini. Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina Pasteurella multocida, Mycoplasma SPP. E Actinobacillus pleuropneumoniae. Trattamento delle infezioni del tratto urinario causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli. Trattamento della sindrome da disgalassia postpartum, PDS, o sindrome MMA, causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli e Klebsiella SPP. Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina e Escherichia coli. Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli. Posologia. Uso endovenoso, sottocutaneo o intramuscolare. Le iniezioni ripetute devono essere effettuate in differenti siti di iniezione. Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile al fine di evitare il sottodosaggio. Bovini. 5 mg di enrofloxacina barra kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml barra 20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3-5 giorni.
artrite acuta associata a micoplasmi causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis, in bovini di età inferiore a 2 anni. 5 mg di enrofloxacina barra kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml barra 20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 5 giorni. Il medicinale può essere somministrato mediante iniezione endovenosa lenta o sottocutanea. Mastite acuta causata da Escherichia coli. 5 mg di enrofloxacina barra kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml barra 20 kg di peso corporeo, mediante iniezione endovenosa lenta, una volta al giorno per 2 giorni consecutivi. La seconda dose può essere somministrata per via sottocutanea. In questo caso, si applica il tempo di attesa dopo iniezione sottocutanea. In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 10 ml. Ovini e caprini. 5 mg di enrofloxacina barra kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml barra 20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione sottocutanea. In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 6 ml. Suini. 2,5 mg di enrofloxacina barra kg di peso corporeo, corrispondenti a 0,5 ml barra 20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare. Infezione del tratto gastrointestinale o setticemia causata da Escherichia coli. 5 mg di enrofloxacina barra kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml barra 20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare. Nei suini, l'iniezione deve essere effettuata nel collo, alla base dell'orecchio. In ciascun sito di iniezione intramuscolare non devono essere somministrati più di 3 ml. Tempi di sospensione. Bovini. Dopo iniezione endovenosa. Carne e visceri. 5 giorni. Latte. 3 giorni. Dopo iniezione sottocutanea. Carne e visceri. 12 giorni. Latte. 4 giorni. Ovini. Carne e visceri. 4 giorni. Latte. 3 giorni. Caprini. Carne e visceri. 6 giorni. Latte. 4 giorni. Suini. Carne e visceri. 13 giorni. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.